Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV e oggi siamo con un altro episodio per quanto riguarda la nostra avventura con Spider-Man. E quindi andiamo subito alla nostra prossima missione che si trova proprio qui sotto. E andiamo subito. Siamo arrivati, eccoci qua. Che cosa c'è qui? Vediamo. Ah, sembrerebbe che parte un video. Sì, parte un video. No, c'è il caricamento. Quindi stiamo a vedere. Ora c'è il video, sì. Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Ok, andiamo. Ehi, hey Peter. Era lui? Sì. Ehi, hey, come procede la partita? Come vuoi che vada? Sto vincendo. Fargli il test per la demenza, Pete, perché lo sto stracciando. Beh, l'importante è divertirsi, no? Ah, mi diverto un mondo a bastonarlo. Nei tuoi sogni, svitata. Puoi giocare, Pete. Nocciolina che vince. No. La posta è troppo alta per me. Continuate pure. No, non era con loro che dovevo parlare. Non ho visto dove dobbiamo andare. Forse è qua. Ehi, Peter. Tutto ok? Ah, ecco, è lui? Sì, è lui. Vediamo. Ehi, hey, Martin. Scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni No, pesanti da. non intendevo quello. Insomma, sono qui per, volevo parlarti, ecco. Ok. Peter, sei nei guai forse? Ti servono No, soldi? beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma no, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme. Lei è È unica. vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini Wow! stupendi. Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmelo. Vedi, in questi anni mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Ed ecco la zia che fa il compleanno di servizio. Molto bella questa torta come è fatta. Ti ringrazio molto per questa festa. Beh, Vorrei poter fare di più. Aiuto zia May dice sempre che aiuta qualcuno. il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Oh, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Chissà dove dobbiamo andare. Un messaggio vocale di Yuri, meglio ascoltarlo fuori. Yuri. Ah, sì. Il capo della polizia, mi ero dimenticato chi era. Usciamo fuori. C'è un caricamento. Io, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel like. Se vi va, di iscrivervi al canale attivando la campanella, così quando usciranno i nuovi episodi vi arriverà la notifica. Eccoci qua fuori. Un messaggio di Yuri. Ehi, è scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita. Che ridere. Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Quindi dobbiamo andare lì. Ecco,
1000 passa di distanza, se ci riusciamo in qualche modo. Nel frattempo siamo arrivati. Yuri ha chiesto discrezione. Ingresso sul retro. Ok, siamo arrivati. Vediamo che succede. Ah, ecco il video. Chi è? Sto perdendo la pazienza. Dov'è quel dossier? C'è altra gente qui. L'avranno preso. Quelle maschere. Chi sono questi tizi? Me lo chiedevo anch'io. Qui ci siamo solo noi. Dobbiamo trovare il dossier. Altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono la uccideranno. Devo agire in silenzio. Yuri, non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto. Invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. Non devo fare rumore. Non posso allertare gli altri. E l'abbiamo appeso qua. Sembrano comodi avvolti nella ragnatela. Ok, andiamo al prossimo. Serve una tela dall'alto. Ciao anche tu. Attento. Da chi? Ah, posizione dietro un nemico per seguire un'eliminazione furtiva. E come si fa? Eliminazione furtiva. Fatto. Ora sta buono. Arriva qualcuno. Qua giù mi vedranno. Devo spazientirmi. C'è un'altra donna. Ve l'assicuro. Deve avere lei il dossier. Ma che è? Se qui c'è qualcuno, dov'è? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Che mi segna il punto? Muoviti, Pit, prima che i delinquenti delinquano. Non ho capito dove devo andare. Ah, forse qui sì. Ce n'è due lì. Vedete per visualizzare i nemici. 1, 2. Se attacchi i bersagli con l'icona di pericolo, rilevano la tua presenza ai nemici vicino. Se per continuare. Puoi attirare i nemici lanciando ragnatele su oggetti, superfici circostanti, in modo da creare un diversivo. Vedete per rilevare. Ok. Tieni le due per mirare. Ok. Fatto. Visto che non te l'aspettavi. Che colpo. Mi piace questa azione così furtiva. Ehi, cos'è? Che cos'è? Ah, una macchina fotografica. Sono sicuro appartenga. Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo. Ehi, Pete. MJ. MJ. Che cosa ci fai qui? Quello che fai tu. Lavoro. O almeno ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Robby ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh, in realtà Robby non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Abbiamo visto NJ 15 minuti prima. Vediamo.
Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson, scriverò un pezzo sulla sta di Fisk. Salve, Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no, temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo, mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che a quanto pare dovremmo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so, magari il pezzo sull'espressionismo? A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. La fregata. Craig, non importa, tutto ok. Cominciamo. Ah, ora... Si guardi intorno, familiarizzi con le opere. Quando vuole, mi trova accanto alla statua del Baku. D'accordo. Nel loro primo scontro, Fisk ha usato questa per affettare Peter. Quella volta Peter è fuggito. È crollato mezzo morto nel mio giardino. E ho dovuto rubare la macchina di papà per portarlo in ospedale. Il primo dei troppi momenti MJ infermiera. Siamo nei panni di MJ, stiamo seguendo qua la signora che prima viene catturata. Mi avvisi quando è pronta. Certamente. Ma io in teoria sarei pronta. Svelò al mondo oscuri crimini. Giornalismo investigativo vecchia scuola. Ok, siamo pronti. Mi piace. Esatto. Il signor Fisk ha un gran gusto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Stiamo facendo un servizio fotografico a quanto pare. Qual è il prossimo? Dai però, non ti puoi muovere un po' più velocemente. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? No. No, certo che no. Non che io sappia. Dai, diamoci una mossa, non so voi ragazzi, ma non mi sta piacendo questa cosa. Guardi gli intarsi d'oro su questo servizio da tè cerimoniale. Ho un amico in procura e lui pensa che Fisk si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Io non sono al corrente delle sue operazioni. Oh, no, certo, mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si metta lì. E questa? È proprio sicura di non voler dire niente riguardo le attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa? Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Telefono. Cavoli. Aspetti qui. Aspettiamo qui. Vediamo che succede. Un attimo, ma... E non dovrebbe essere qui. Scatto una foto. Pronto? Craig? Foto scattata. Craig, ti richiamo dopo. Mia cara, credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segua. Grazie. Questa è... Dai. È una galleria splendida. Senza dubbio. Andiamo al bagno. Ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Andiamo. Torno subito. Ah, possiamo correre almeno. Eccolo qui il bagno. Ciao Craig, speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Devo entrare nella stanza privata. Se ho ragione su quella statua,
Ne uscirà una storia sensazionale. Quando i nemici si insospettiscono e cominciano a indagare, vedrai comparire l'icona, punto interrogativo, l'icona con l'esclamativo indica che sei stato scoperto. Ha rimandato l'appuntamento. Ah, ok. Se non è la tua giornalista, allora chi è? Chi c'è nella mia casa d'aste? Oddio. No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo Investigativo. Ma che cavolo fa? Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa dal collo. Cavolo, è fuori di sé. Certo che è una minaccia, Craig. Ma sì, starti Craig. Ferma. Bene. Non ti credo. Ce l'abbiamo fatta. Pete me ne aveva parlato. Fisco lo usava per nascondere le prove. Cosa devo fare? La polizia non l'ha preso. So che questa statua si apre. Ma come si fa? Cosa devo fare? Forse ci sono altri indizi qui intorno. Dietro di loro c'è il Neo. Ma sembra diverso. Lei e Fisk sembrano grandi amici. Ma l'ho ispezionato, cos'altro devo ispezionare? Ah, qui. Vabbè, cose che non mi interessano. Esamina. Ha qualcosa in mano. Eh sì, ha qualcosa in mano. E qui non ce l'ha, ovviamente. La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. C'è qua... Ah, questo è forse. Però non me lo fa prendere. Ah, ora mi fa andare qua. Forse questi pezzi si muovono. Il catalogo indicava due posizioni. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Ma non me lo fa fare. Ma non me lo fa fare. Forse dovrei girare la testa. Sì, grande. Ci sono quasi. Manca solo un pezzo. Quale pezzo manca? Questo? Sì, infatti. Mi sembra di averle già viste. Vediamo se non è questa a questo punto. Prendiamola. Ah, ce l'abbiamo fatta. Norman Osborn. E questo cosa? Respiro del diavolo. Cosa sarebbe? Che sta succedendo? Ma che? Ah. Quelli che abbiamo visto prima. Belle maschere comunque. Signore, mi scusi. Non può. Ci mancava. Dov'è la statua? Là dentro. Ma
Però è già aperto, ovviamente. Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. D'accordo. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Ok. Forse ha cambiato profumo. Ah, concentrati, Pete. Dove devo andare? Qua? No. Sì, sì, certo. Devo togliere di mezzo qui i ceffi prima di proseguire. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta. Attiviamo questo qui. Meglio non far rumore. Dai, vieni qua che ti faccio una bella eliminazione. Ciao. Ci siamo. Ora cerchiamo di fare questo. Ciao anche tu. Ok, la stanza è libera. E quindi? Ce n'è molti di là. Qui ce n'è due. Quindi li devo attirare, vediamo. Vediamo se vengono. No, non sono venuti. Nervisati, Pit. Non ci vengono, maledetti. Ah, lì ce n'è uno che gironzolia. Questo lo possiamo fare fuori subito. Calma, sangue freddo. Mi viene anche a me di parlare piano. La prossima stanza è di là. Come ci arrivo di là? Wow, Fisk era un accumulatore seriale. No, ho sbagliato. Una stanza per volta. Prima devo liberare questa. Fatto. E ora anche tu. Questo era l'ultimo. Ok, però non ho capito. Lasciami andare! MJ! No, l'hanno presa. Ai. Fermi! No. È
sta scappando. Prendere ostaggi è da vigliacchi, ragazzi. Ehi, perché le vostre mani brillano in quel modo? Infatti. Siete fantasmi? Non ho mai combattuto un fantasma. Cioè, ho affrontato vari spettri prima d'ora, ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. Tutti i fantasmi sono spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi. Mamma mia. Ah, più che un fenomeno soprannaturale, questa sembra energia. Ok, lascio affrontare un fantasma nella lista delle cose da fare. Chi cavolo è che spara? E ora non spari più. Ok. Guarda lì, ma che cos'hanno? Wow. L'ho fatto fuori subito. E vi faccio fuori subito. Porca miseria. Ah, questo. Quella aveva la pistola. Porca miseria, mi ha preso lo stesso. Ciao liscio. Perfetto. Esercizi cardio fatti. E adesso? Gli togliamo la maschera, a quanto pare. E chi è? No, ho preso la maschera. Sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Questo l'avevo capito anche io. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Mai detto di esserlo. Piacere. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui. Sto oggi. Sto registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Ai... Siamo di nuovo Mary Jane. Da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Ok, e adesso mi viene da dire che cosa succede. Abbiamo utilizzato Mary Jane per qualche istante per questa missione. Vediamo adesso. Da quando Mick è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Beh, visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale. Di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati. Che ne pensi? Beh, che siamo a New York. E tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che l'Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry e... Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo. Perché no? Potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi.
Sì, è vero, ma... forse è così negativo, insomma, un sacco può contenere cose utili. Che ne so, dei soldi, le chiavi, regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Direi di sì. Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. Mi sa che lo sa che è Spider-Man. Mi sa che lo sa. È bello vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti. E se ne va. Piccola storiella. E ora? Vediamo che succede, sono curioso. L'arte del crimine completato. Ehi, sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schultz ci sia ricascato. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola? Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Ok ragazzi, abbiamo visto qual è la prossima missione e ora dalla Tower Fisk direi che è il momento di salutarci per il prossimo episodio. Quindi vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi attivando la campanella e noi ci becchiamo nel prossimo episodio. Un saluto da Velocetto TV, ciao, ciao a tutti, ciao!